Costanze, questo qua particolarmente mi incuriosisce perché è un vino rosso di Monti Olimpo, che è un'azienda che sta qua vicino al Lago di Arancio. Questo è un Nero d'Avola e Cabernet, perciò è un vitigno autoctoni con un altro internazionale. Potrebbe essere una mescola interessante, no? E già il nome Monti Olimpo richiama i greci. Infatti richiama la grande storia di questo territorio, no? Non dobbiamo dimenticare che molti paesi, molte città qua intorno sono tutti insediamenti greci, dei greci. I siragusani sono venuti fino a qui e hanno lasciato importantissime testimonianze storiche, culturali, artistiche, se soltanto pensiamo a Sambuca, qui vicino, qui vicinissimo, no? Che è ho visto dei veramente dei monumenti importanti, c'è un bel museo a Sambuca, per esempio, dove sono delle cose molto importanti della cultura grecia. È molto interessante anche perché i greci, cioè, ricordiamoci che le terre sicane, i sicani, questo antico popolo che è proprio pre-ellenico, no? Cioè, anni e anni e anni di storia. E fanno il vino fin dall'antichità. Sì. Vediamo, questo ha un colore bellissimo. Ha un profumo incredibile. Rosso rubino, proprio molto interessante questo molto abbinamento interessante, sì, di direi. Nero d'Avola, che è uno dei vini rossi più diffusi, no? Sì, In ed è Sicilia. interessante come questa. Io trovo sempre affascinante qui in questa zona che l'abbinamento appunto dei vini della cultura antica del vino con una ricerca molto moderna, no? Su come fare un vino che va bene, diciamo, che piace a noi, agli uomini di Eh oggi. sì, e come un vino anche dei vitigni internazionali anche, no? Sì. Come Cabernet. Molto Sì. interessante questo come.